Andrea Bari, libero della nazionale italiana. Andrea si riprende dopo 10 giorni più o meno di stacco dopo la fine della World League con un gruppo che ha subito pochi cambiamenti rispetto a quello che appunto ha finito la World League pochi giorni fa. Sì, siamo qui in Trentino a Cavalese, abbiamo ripreso a lavorare soprattutto a livello fisico e niente, adesso c'è questa nuova avventura dell'Europeo, sono stati pochi cambiamenti alla luce del fatto che comunque il discorso World League credo sia stata un'esperienza abbastanza positiva, sicuramente con cose da migliorare, le stiamo facendo adesso in questa settimana. Insomma, stiamo lavorando per fare qualcosa di bello e di grande per l'Europeo. In World League abbiamo visto una semifinale scappata alla fine per poco, per pochissimo. Quanto e com'è adesso la distanza tra questa nazionale e le varie Bulgaria, Polonia, soprattutto la Russia, che abbiamo visto in World League giocare una gran bella pallavolo? Ma è proprio l'analisi che stiamo facendo adesso, oltre che lavoro fisico e tecnico facciamo anche delle analisi, diciamo, al computer, insomma, i valori non siamo molto distanti dalle prime squadre. Chiaro che la Russia è un pochino più in là perché ha fatto una grande fase, diciamo, di regular season della World League molto bene, poi ha fatto la fase finale giocando, insomma, a livelli che la Russia non ha mai, insomma, non ha mai provato, ecco. Quindi la Russia forse un pochino è uno step più in là, ma le altre squadre sono tutte alla nostra portata. Adesso bisognerà vedere chi lavorerà meglio in questo periodo. Il destino della nazionale italiana è sempre quello, quando arrivano questi grandi appuntamenti, di essere tra le squadre più viste e più tenute d'occhio, ovviamente. Sarà così anche questo giro. Beh sì, insomma l'Italia è sempre l'Italia. E questa è una cosa che ci fa onore, che ci mette pressione addosso, ma che ci dà, credo a noi giocatori, ma anche un po' tutto l'ambiente che lavora con noi, lo stimolo in più per cercare di fare sempre meglio e di ritornare magari ad avere quei risultati che tanto hanno reso, diciamo, famosa questa squadra. La cosa bella vista da fuori, da spettatore di Non quello che questa accade. squadra, l'Italia, diciamo. La cosa bella vista da fuori, da spettatore di questa World League, è stato come con un allenatore nuovo, uno staff nuovo, un gruppo nuovo, siete riusciti comunque ad arrivare così presto a determinati livelli, cioè si è creato subito un bel gruppo. Sì, questo da fuori sicuramente è uscita fuori questa cosa qua e anche noi dentro l'abbiamo avvertita. Poi è chiaro che comunque quando concludi una World League come l'abbiamo conclusa noi, sicuramente non in maniera molto brillante, alla fine, cioè, per chi sta dentro, insomma, ecco, il bilancio è pari e patta, diciamo, ecco, comunque stiamo lavorando per cercare, ecco, di limare le cose che abbiamo fatto male a Danzica e cercare di migliorarci. Chiaro che non è facile perché, ripeto, ci sono anche altre squadre che lavorano per questo, però io credo tutti quanti noi siamo molto fiduciosi. La World League è stata per te una grandissima opportunità per poter giocare da titolare. L'Europeo sarà un altro grande banco di prova per poter giocare da titolare con la maglia azzurra. Come hai vissuto tu personalmente quest'estate, che per la tua carriera è stata molto importante, dopo un'annata dei 3 trofei, insomma, con Trento? Ma questo chiaramente è un sogno che si avvera. Poi personalmente, insomma, le cose sono andate bene fino a un certo punto, poi la finale non è che l'ho giocata molto bene, ma forse anche dal punto di vista fisico non ho proprio retto, perché comunque la stagione è stata molto lunga con Trento e è iniziata subito con la nazionale. Quindi niente, ce la metterò tutta per riconfermare il fatto di essere titolare e poi insomma si vedrà quello che sarà. Andrea, hai parlato tu di aspetto fisico, di livello fisico, quindi ti chiedo come stai fisicamente prima di tutto dopo il piccolo infortunio e poi come si riuscirà a sopravvivere ovviamente tra virgolette, a un'annata che comincia adesso a fine luglio e passerà per gli europei, per il campionato, la Coppa dei Campioni, il Mondiale per Club, la Coppa Italia, Supercoppa e qualunque altra cosa si possa giocare nella prossima Allora, stagione. innanzitutto sto migliorando, sto molto bene e credo che dalla prossima settimana ritornerò ad allenarmi in pianta stabile con il gruppo. Poi, onestamente, il futuro non c'ho la sfera magica, è sicuramente una stagione
durissima perché lunghissima, piena di tanti impegni, però ripeto, questo per noi è anche, oltre che una passione, anche un lavoro, quindi abbiamo tante persone, professori, dottori che ci seguono, molto bravi, e quindi insomma cercheremo di riuscire ad essere sempre competitivi anche a livello fisico per tutto il periodo.